Eccolo Eccolo! qui. Eccolo! Non Ciao riuscivo, Vincenzo, non siamo riuscivo. in diretta, sentiamo. Eccoti. Ecco, adesso vi sento, non riuscivo a entrare. Ho Ciao, mancato. benvenuto. Benvenuto, grazie di essere qui. Ti presento, li hai già conosciuti alla premiazione, ma insomma, salutiamo Francesco, Guillermo, Carlo e Veronica. E Ciao. stavo introducendo Ciao. il tuo argomento, no? Stavo raccontando come il primo principio della scomposizione sia profondamente legato all'arte del dettaglio, che è ciò di cui ci parlerai stasera. Quindi l'arte del dettaglio, scomporre e ricomporre l'architettura, e quindi ispiraci su questo. Tira un po' giù la telecamera, magari, ecco, perfetto, così ti vediamo. Ok, io non vedo voi, però se voi vedete me, va bene. Ah, tu non vedi noi? Benissimo, noi ti vediamo però. Ok, va bene. Ti Quindi. lascio la parola, io mi metto qua vicino a loro e prendo appunti. Ok. No, niente, l'argomento è quello del dettaglio nell'architettura. Soprattutto nei progetti che facciamo noi nel nostro studio. E il dettaglio è qualcosa di profondamente radicato nel metodo di lavoro del nostro studio, fino dai tempi del suo fondatore, di mio nonno, in cui veramente ciascun minuscolo dettaglio in ogni singolo progetto veniva studiato, provato e riprovato più volte. Ed è un metodo di lavoro che ancora oggi prosegue nei progetti che facciamo, che ci è rimasto, diciamo, profondamente radicato nel nostro metodo di lavoro. Ogni progetto viene in qualche modo scomposto in tutte le sue varie componenti e si cerca di studiarle una a una nei loro dettagli, per poi riassemblare un po' il tutto e creare un'idea generale del progetto. Ma dettaglio non è da intendersi come un dettaglio, non è un dettaglio, una cosa, diciamo, insignificante, ma alcune volte proprio può determinare l'architettura, l'intera architettura di un edificio. E quindi c'è un continuo rimando tra il particolare e il generale, tra l'idea generale del progetto e i singoli dettagli del progetto, che dialogano in continuazione e quindi poi il progetto generale è frutto di una combinazione appunto di piccole cose e di un'idea generale che poi governa un po' il tutto. E, diciamo che più che semplicemente parlare dei dettagli o della importanza del dettaglio in architettura, volevo farvi vedere qualche immagine, qualche esempio di qualche progetto che abbiamo fatto, tratto da un libro che abbiamo finito di editare da pochissimo, che uscirà poi in libreria tra poco, che si chiama, adesso devo cercare di capire come fare, forse con la telecamera così. Ecco, non so se vedete voi, riuscite a vedere? Sì. Ok. Il libro si chiama Progettare con metodo ed racconta che il nostro è Francesco? adottato. Sì? Mi No, non ti sentite? sentivamo più. Mi sentite? Sì, adesso sì. Ok. Dicevo che questo libro si chiama Progettare con metodo e racconta un po' il metodo di lavoro che lo studio ha sempre portato avanti, le cose che dicevo prima, ma anche altre. E poi raccoglie un insieme di lavori degli ultimi 20 anni, che sono degli esempi appunto di questo metodo di lavoro e dai quali volevo farvi vedere alcuni esempi dell'importanza del dettaglio nell'architettura.
Primo lavoro che volevo farvi vedere. Scusa, riesci a tenere la telecamera un po' più ferma? Ecco. Sì, allora, ok. Il primo lavoro che volevo farvi vedere è un edificio che abbiamo fatto a Milano, ed è un centro logistico e sede dei laboratori di riparazione di orologi di Rolex. Ed è un edificio che è praticamente riprende o mantiene, diciamo, la sagoma di un edificio preesistente industriale, perché c'era un vincolo sull'area, e diciamo, lo innova e rinnova completamente sia negli spazi interni che sulle facciate esterne. La caratteristica principale di questo progetto è stato lo studio delle facciate, perché i laboratori di orologeria richiedono una qualità della luce naturale assolutamente perfetta per poter lavorare su piccoli oggetti. Quindi c'è stato un lungo studio per cercare di trovare una soluzione a questo problema. Alla fine abbiamo adottato una facciata con una doppia pelle, una pelle interna che fa l'acustica e la termica, e una esterna con delle lame mobili che seguendo si muovono con un sistema computerizzato che è governato da un computer centrale, che seguendo il sole e con dei sensori captando la situazione, diciamo, giornaliera che varia di giorno in giorno, fanno muovere questa seconda pelle di facciata e mantengono sempre una protezione dall'irraggiamento diretto e una qualità della luce interna ottimale per il lavoro di queste persone. Allora, adesso. Francesco, scusami, guarda che l'immagine è storta, la stai inquadrando in verticale. Ecco, bravo, bravo, grazie. Si vede poco con questo sistema, però l'idea iniziale era di rivestire l'edificio di una pelle di acciaio inox che, diciamo, ricorda un po' gli orologi. E poi le esigenze del cliente di avere una facciata sempre perfettamente mantenuta e pulibile facilmente ci ha portato a dover studiare un sistema in cui la pelle di acciaio inox, quindi queste lamiere forate per la visione esterna di acciaio inox, sono state inserite all'interno di due vetri stratificati. Adesso vi faccio vedere se si riesce a capire un dettaglio più ravvicinato. Queste sono le lame esterne che si muovono con il sole e all'interno di due vetri contengono questa lamiera ed è un sistema che praticamente non era ancora mai stato adottato in nessun tipo di facciata, quindi ha richiesto uno studio di 2 anni per riuscire a risolvere tutte le problematiche che stavano dietro. Tutte queste lame, che sono più di 1000 sulla facciata sud, sono agganciate puntualmente in basso e in alto con un sistema puntuale a rotule, e le rotule stesse, per evitare di essere viste dall'esterno, visto che erano moltissime, c'era un numero appunto superiore a 1000 che avrebbero disturbato l'estetica generale poi dell'edificio. Sono state praticamente foravano solo il vetro interno e non quello esterno sulla facciata, perché si era poi scoperto che avevano una compatibilità altissima con una lamina diciamo intermedia all'interno dei vetri, che si chiama Sentry Glass, che si fondeva praticamente con il metallo di cui erano composte le rotule, e quindi creava un corpo unico e garantiva una stabilità e una solidità nel tempo ottimale. Quindi diciamo che è partito lo studio
da un dettaglio, quindi partito da questo sistema per riuscire a capire come movimentarle, come sospenderle e come realizzarle, soprattutto come inserire questa lamiera all'interno di 2 vetri, per poi moltiplicare questo singolo dettaglio su praticamente tutta la facciata che appare alla fine, mantiene, diciamo, quell'aspetto industriale dell'edificio preesistente che appunto aveva questa natura e continua ad avere questa natura in quanto è una sede di laboratori e mantiene questo aspetto industriale. Con però un carattere, diciamo, più innovativo nel suo aspetto generale. E ovviamente l'acciaio inox riceve la luce del sole in modo diverso a seconda delle condizioni meteo che ci sono di giorno in giorno, quindi la facciata è anche mutevole nel suo aspetto, perché varia continuamente, oltre a muoversi anche semplicemente dai riflessi che la luce esterna provoca. E questo è una pianta in cui si vede la pelle interna dell'edificio e questo sistema a lamelle esterne, quindi questa doppia pelle, che poi sul lato interno, invece nella corte interno, interna è stato È sempre stato così, va bene? È bravo. sempre stato mantenuto come pannellature con all'interno la lamiera, però di passo maggiore, di 90 centimetri fisse, perché era sul lato nord e non c'era esigenza di movimentazione per calibrare la luce. All'interno delle due pelli è stato inserito anche un sistema di illuminazione a LED RGB che può ottenere miriadi di combinazioni possibili di colore. Qui ce n'è un'immagine che dà un esempio, una prova che era stata fatta all'inizio, verso la fine dei lavori. Laddove ci sono i corpi scala, questo sistema di pannellature esterne è stato serigrafato, laccato sul lato interno per evitare di avere la trasparenza e quindi di vedere sul retro la muratura, diciamo, dei corpi scala. Quindi appare visivamente più scuro, però mantiene la stessa geometria e tipologia. Poi volevo mostrarvi un altro esempio. Beh, questo è l'atrio, diciamo, di ingresso che segna una spaccatura tra le due ali dell'edificio, quindi c'è un atrio centrale che poi serve l'ala di sinistra e l'ala di destra, visto che l'edificio si sviluppa su due strade ad angolo aperto. Ha una visione verso un giardino verticale esterno, sull'esterno. Volevo mostrarvi poi un altro esempio di un lavoro che abbiamo fatto a Cairate, che è in provincia di Varese, ed è il recupero di un ex monastero. Un recupero di un ex monastero in cui è suddiviso in tre corti: la corte del chiostro, diciamo preromanico, e una corte ottocentesca e una corte, diciamo, con funzione di accesso e foresteria. La corte ottocentesca è stata destinata, mentre il chiostro principale è stato destinato a spazi espositivi, la corte ottocentesca ha preso la destinazione degli edifici del comune di Cairate, e c'era l'esigenza di inserire una piccola biblioteca civica come spazio, diciamo, aggiuntivo, quindi un'aggiunta agli spazi esistenti.
Quindi per evitare di andare diciamo, ad aggiungere un corpo nuovo, troppo evidente, insomma, nell'architettura del monastero, che aveva ovviamente un vincolo da parte della soprintendenza, abbiamo sfruttato il fatto che la corte, il piano della corte, era, diciamo, rialzato, sostenuto da un grosso muraglione, un bastione, che affacciava poi sulla valle che prosegue verso il fiume Olona, verso il basso. Quindi avevamo deciso di inserire la biblioteca scavando la corte con un pendio a giardino e inserire una biblioteca come un volume completamente trasparente all'interno del verde, con degli spazi di ufficio che al di sopra riproponevano diciamo, il giardino sul piano attuale o preesistente del cortile. Durante poi gli scavi per realizzare la biblioteca sono stati trovati questi reperti di murature di epoca romana. E quindi alla fine abbiamo cambiato il progetto che era inizialmente parallelo al bastione che vi ho fatto vedere prima, e abbiamo inserito questa scatola, diciamo, della nuova biblioteca all'interno del sedime dei muri romani, ruotandola, quindi in quanto i muri erano diagonali rispetto all'andamento del bastione. La struttura della biblioteca è appunto concepita come una scatola totalmente trasparente in cui sia, diciamo, i tamponamenti esterni delle facciate, ma anche proprio la struttura portante dello spazio è costituita da travi in vetro stratificato, che hanno carattere proprio strutturale. Quindi lo spazio, diciamo, appare molto leggero ed è schermato dal sole e poi dai tendaggi interni che potevano scorrere su cavi. Per alleggerire anche i montanti verticali che portavano le travi di vetro stratificato, i pilastri sono stati svuotati, quindi realizzati con due lame di acciaio legate tra loro puntualmente da piccoli elementi circolari. La stessa cosa, lo stesso concetto è stato utilizzato per inserire un nuovo volume che doveva completare una porzione dell'edificio storico, che era completamente crollato e di cui non si trovava traccia di come fosse nel passato. E allora abbiamo deciso di inserire un volume contemporaneo, ma con un aspetto quasi neutro, insomma, totalmente ne neutro, quindi è costituito da una vetrata interna e rivestito esternamente da un sistema di lamelle di legno di rovere, che poi hanno assunto con il passare del tempo, sono invecchiate, quindi sono ingrigite, il legno è stato lasciato in modo naturale, senza trattamenti particolari. Ad eccezione della testata di questo nuovo volume, che è stata lasciata trasparente per avere una visione dall'interno del bosco verde che dava verso, appunto, il fiume Olona. Quindi anche questo piccolo intervento comunque ha richiesto lo studio minuzioso di ogni singolo dettaglio, sia della struttura, diciamo, dei serramenti,
che sono stati agganciati ad una intelaiatura interna di pilastri portanti in acciaio, e poi il sistema esterno di pannellature in legno che avevano la funzione di frangisole, ma anche di dare questo aspetto unitario e omogeneo e neutro a questo nuovo volume, che venivano, sono stati studiati per essere agganciati e smontati facilmente per poi avere per la pulizia dei vetri retrostanti. Quindi qui abbiamo sì, anche ecco, questo un altro dettaglio delle finestre dei serramenti dell'edificio storico che arrivano fino alla sottogronda. Sono stati volutamente lasciati come dei tagli nella muratura che arrivano, non delle bucature, ma dei tagli che arrivano fino alla trave di coronamento, al dormiente che porta poi le terziere e la copertura e tutta la struttura in legno della copertura. E i serramenti, lo serramento stesso è stato completamente nascosto nelle mazzette per avere una pulizia e una, diciamo, la percezione dall'esterno di avere un vetro più pulito possibile. La copertura della sala vetrata della biblioteca è stata realizzata con un vetrocamera con vetri di spessore abbastanza importante per reggere il carico di persone che potevano camminare al di sopra per la pulizia, eccetera, sono stati trattati con una serigrafia a righe per regolare e schermare la luce del sole. Anche in questo caso, diciamo, l'aggancio dei vetri dalle travi portanti in vetro, anche loro, è stato realizzato con un sistema puntuale di rotule passanti. In questo caso si vede la rotule esterna sul lato esterno del vetro. Un altro caso, diciamo, di dettaglio che ha richiesto uno studio è stato la chiusura del chiostro. Diciamo del deambulacro del chiostro al piano terra con un sistema molto esile in acciaio, in quanto c'era l'esigenza di dover rinforzare le colonne del chiostro che avevano un problema di lesioni importanti, erano colonne in arenaria che si erano erose nel corso del tempo e quindi rischiavano di non reggere più il carico dei solai e del tetto. E quindi abbiamo studiato questo sistema che chiudeva la parte del piano terra che veniva utilizzata come sistema distributivo per le sale che vi affacciavano, quindi diventava uno spazio chiuso e per evitare di avere un impatto visivo troppo marcato, e quindi abbiamo studiato questi montanti realizzati con tre piatti di acciaio, in quello interno tra i due è leggermente arretrato per creare uno scuretto ed alleggerire ulteriormente, e diciamo il vetro poi di chiusura è stato messo dietro ai capitelli delle colonne e non in asse con l'arco per lasciare visibili tutti i capitelli del chiostro e quindi non andare ad intaccarli, a rovinarli o andare
a sovrapporre un qualcosa, ma dovevano essere lasciati completamente indipendenti. L'arco superiore, portato da una trave anch'essa realizzata con un triplo piatto di acciaio, scaricava, aveva la funzione poi di ricevere il carico del tetto dei solai e quindi scaricarlo su questi due esili pilastri. Un altro esempio che volevo mostrarvi è un lavoro che abbiamo fatto a Torino per un museo, che è la nuova Galleria Sabauda, che è inserita nella Manica Nuova di Palazzo Reale di Torino. Ed è questo lungo edificio che in passato, nell'Ottocento, veniva usato come uffici. Ha sempre avuto una destinazione uffici, quindi era una lunga manica, si chiamava Manica Nuova, e con una distribuzione classica da ufficio, con corridoio centrale e sale laterali, quindi la distribuzione veniva dal corridoio verso le sale, cosa che era molto, diciamo, difficilmente compatibile con una trasformazione a spazio museale, quindi spazio espositivo, che ha bisogno di un percorso e di una flessibilità maggiore. Abbiamo fortunatamente fatto, durante tutta una campagna di saggi che sono stati fatti sulle murature per valutare la qualità dell'intonaco, la tipologia dell'intonaco e vedere se c'erano aperture preesistenti. Fortunatamente abbiamo trovato che nel progetto dell'architetto Stramucci, che era l'architetto di questo lungo edificio, di questa lunga manica, erano già state previste delle aperture nei setti portanti trasversali. Quindi questo ci ha consentito di riaprire tutta una serie di bucature preesistenti e creare un percorso molto più funzionale per l'allestimento espositivo di questi quadri, che sono i quadri dei Savoia, quindi la Galleria Sabauda raccoglie una serie di collezioni che sono 5, 6, 7, 8 collezioni di piemontesi, scuole italiane, 500, 600, 700, 800 e 900 e poi una collezione Gualino. Sono quadri importanti, di dimensioni anche importanti. Allora, l'idea poi dell'allestimento per questo museo è stata quella di creare un sistema di pannellature che portavano i quadri, quindi staccate ed indipendenti dal supporto murario dell'edificio. Quindi una seconda pelle accostata all'edificio preesistente, ma con delle pannellature che potevano in qualche modo scorrere, lasciando aperti o chiudendo tutta questa serie di varchi a seconda delle esigenze di modificabilità del percorso e quindi flessibilità della trasformazione del museo. Quindi la flessibilità è un elemento molto importante, quindi nel tempo questo percorso può modificarsi passando direttamente dal corridoio in un caso, oppure attraversare le sale e poi riuscire in fondo. Ha creato una possibilità proprio di modificabilità e trasformabilità dello spazio, che si è rivelato un elemento fondamentale e diciamo, caratteristica principale poi del sistema allestitivo. Quindi, il sistema di allestimento praticamente prevede una fascia di acciaio inox in alto e una zoccolatura sempre di acciaio, uno zoccolino di acciaio inox qui
adesso nella foto si vede poco, e delle pannellature realizzate con una tela bianca che veniva agganciata a questa fascia superiore che nascondeva un binario e quindi scorreva in questi pannelli con i quadri che erano appesi con dei cavi in alto, possono ancora tuttora scorrere e magari riaprire un varco che sta immediatamente dietro al quadro. Anche nel centro della stanza sono stati realizzati delle pannellature sempre sospese e agganciate in alto che portano dei quadri a modificare, diciamo, lo spazio delle sale. Quindi qui si vede un'immagine in cui appunto si capisce bene questo sistema di sospensione dei quadri nel centro e invece lungo le pareti di pannelli scorrevoli agganciati. Qui si può vedere un dettaglio di questo sistema che prevedeva una L in acciaio in alto che portava un binario e il carter di acciaio inox che mascherava il binario e il pannello che inizialmente era previsto in legno laccato, poi è stato sostituito con la tela bianca, veniva agganciato in alto e registrato in basso su questa zoccolatura che faceva proprio diciamo, lo zoccolino in tutto il museo e correva dappertutto in tutti gli spazi, realizzato con un doppio piatto, un piatto interno e un piatto esterno in acciaio inox. Sì. Io scusa Francesco, ti interrompo perché al di là del fatto che io ho già scritto 2 pagine di appunti di ispirazione su tantissime cose di cui poi abbiamo discusso oggi, per cui credo che questo intervento sia molto interessante per i ragazzi. Noi purtroppo dobbiamo mantenere un tempo, per cui adesso lascerei un secondo. Uno spazio magari per voi per fare delle domande, perché abbiamo già sforato in questa mezz'ora, ma ci tenevo che loro potessero relazionarsi con te magari in chiusura. Sì, va bene. Vai, Io ho via. una domanda. Salve. Sono degli architetti che dicono di iniziare i loro progetti dal dettaglio costruttivo, dal dettaglio innovativo, poi il progetto si sviluppa intorno a questo dettaglio. Ci sono altri che sostengono che i dettagli non esistono, che formano parte di un'idea iniziale e che sono solo una conseguenza di quest'idea, dello sviluppo di quest'idea. Per voi, in studio, in che fase della progettazione è che arriva il dettaglio? All'inizio? Vorrei Ma, sapere. come dicevo all'inizio, praticamente arriva quasi subito, cioè non si aspetta di creare un'idea generale e poi alla fine studiare i dettagli, ma è sempre un dialogo continuo, quindi un rapporto tra il micro e il macro, e quindi si studiano anche fin dall'inizio una serie di dettagli, o il dettaglio diciamo più significativo per un particolare progetto, e poi capito che può funzionare, si va avanti con l'idea generale, dialogando sempre e aggiustando magari sia il dettaglio che l'idea generale, che quindi vanno di pari passo. Non è un qualcosa che viene dopo, ma viene messo in campo quasi subito, perché il nostro, diciamo, approccio non è un approccio tanto teorico all'architettura, quanto piuttosto più pratico, quindi un'architettura costruita più che teorizzata.
e quindi alla fine lo studio delle tecnologie, dei materiali, degli agganci, dei giunti, eccetera, è importante per la buona riuscita del progetto e quindi bisogna, diciamo, studiarli già in una fase preliminare. Questo è quello che facciamo noi solitamente. Ok, grazie. Prego. Sì, giusto appunto legandomi a quello che ha chiesto Guillermo. Quindi possiamo dire che nell'arco della vita di un progetto, voi questa scomposizione ce l'avete appunto da subito, nel senso il dettaglio, cioè voi quello che voglio sapere è scomponete ho visto che sono interventi comunque che vanno ad incidere su già un esistente. Voi scomponete comunque anche, per forza di cosa, l'esistente per andare a inserire quel dettaglio che poi va a integrare, è chiaramente il lavoro finale, quello che è l'intero, appunto, l'intera vita del progetto. Sì, assolutamente. Un altro esempio che volevo mostrarvi, adesso non c'è tempo di farlo, comunque era proprio questo classico esempio di inserimento in un edificio importante, storico importante, in cui si deve entrare, diciamo, in punta di piedi, quindi studiare inserire delle piccole aggiunte qua e là che determinano poi la funzionalità del tutto. E quindi lo studio del dettaglio è fondamentale anche perché nel caso dei recuperi di inserimenti in ambiti storici, l'interfaccia tra il contemporaneo e lo storico è assolutamente fondamentale. Quindi diciamo, la minor invasività possibile di quello che tu gli metti dentro e gli accosti è fondamentale. Quindi si studiano le varie componenti, appunto si scompone l'edificio nelle sue varie componenti e tutto ciò che va aggiunto, studiato e accostato all'esistente lo si studia nel dettaglio sin dall'inizio praticamente. Quindi è un po' un lavoro continuo tra il dettaglio e l'edificio in generale. Grazie. Vera, domande? E più che una domanda, volevo avere un confronto con lei per un'affermazione, nel senso anche per quello che avete discusso ora con la domanda di Carlo, questa contrapposizione tra il vecchio e il nuovo, io ho visto che gli interventi che ha proposto sono rapporti leggeri, c'è anche la vetrata di chiusura del porticato, non voleva invaderlo, ma voleva quasi stare all'interno per non invadere la colonna. E c'era molto in gioco anche il concetto della luce, e soprattutto nel primo progetto per l'entrata della luce naturale nel portico, la possibilità comunque di non avere una parete di chiusura, ma di chiusura facendo entrare comunque la luce. Anche dei pannelli scorrevoli che creano spazio, ma in realtà creano anche una diversa percezione. E visto che noi stiamo affrontando anche il tema dell'apertura della luce, volevo avere una conferma su questi progetti. Su questo concetto e nel modo in cui viene rapportato da parte vostra e affrontato. No, hai già detto tutto tu praticamente, giusto quello che hai detto. Quindi posso solo confermare che sono progetti che tendono ad avere un approccio leggero, ecco, quindi più trasparente possibile, in alcuni casi, però, come appunto nel caso degli uffici a Milano. Dovevano velare insomma, la vista dall'esterno verso l'interno, mentre dall'interno si doveva guardare verso l'esterno senza problemi. Quindi c'è stato uno studio della luce che si è rivelato fondamentale anche dalla tipologia del materiale, dalle bucature di queste lamiere. Che dovevano avere una dimensione tale appunto da consentire questa visione senza essere disturbata, e invece dall'esterno
schermare la vista verso gli uffici. Era un elemento, proprio una richiesta specifica di privacy che c'era stata data. E quindi sì, c'è assolutamente una ricerca della luce, della leggerezza, della trasparenza, sono temi che ricorrono in moltissimi progetti nostri. Ciao Francesco, mi aggiungo anch'io, Natalia, se non mi vedi. Ah no, non vedo Ciao. nessuno, quindi Va ciao. bene. Allora, intanto grazie. Ho anch'io una domanda che spero sia pertinente, perché in realtà appunto ci hai raccontato bellissimi progetti, ma come diceva Carlo, che partono già da un esistente e vanno a inserirsi con la richiesta appunto di un dettaglio specifico che deve trovare una sua collocazione in questo esistente. La mia domanda è, per noi che siamo qui, per questi ragazzi che sono qui a progettare in realtà qualcosa ex novo, quindi un'idea che nasce da un progetto che va costruito interamente, allora come lo maneggiamo questo dettaglio? Cioè, ci dai qualche suggerimento per come si procede a prendersi cura dei dettagli, come si individuano, che strategie ci possono essere d'aiuto per partire da dettagli, ma che dobbiamo in qualche modo forse anche individuare, proprio perché nessuno ce li dà già, a parte quello che è ovviamente il dettaglio del blockhouse, però tutto il resto lo dobbiamo un po' creare. E allora se ci dai una mano a capire se c'è un processo, un metodo, un procedimento dove non c'è già un esistente su cui lavorare. Addio, è una domanda non così semplice, nel senso che bisogna poi addentrarsi nel progetto specifico, ma comunque direi che nel caso del sistema blockhouse, secondo me, dal mio punto di vista, andrebbe affrontato e studiato proprio la tipologia di giunto, che è un giunto molto rigido, secondo me, che quindi dà delle origini a delle forme architettoniche, geometriche, tipologiche, eccetera, molto rigide, Vincolate. vincolate, e cercare di trovare un'innovazione, una modifica o qualcosa che riesca a far sì che si possano realizzare anche delle forme non così scatolari, chiuse e rigide, e quindi, perché il sistema è quello. Io avevo visto, per esempio, uno dei tre progetti, mi pare, adesso non mi ricordo esattamente quale, che proponeva di ruotare in verticale il sistema, che viene Quello di Veronica. sostituito di Veronica, che ruotare in verticale creando dei telai che venivano poi accostati a diverse altezze, eccetera, eccetera, magari partendo appunto da questa idea che parte dal sistema blockhouse, ma lo, diciamo, lo capovolge in qualche modo. Si può magari lavorare per cercare di trovare un sistema che rimane quello, ma è leggermente modificato e quindi può dare delle possibilità in più, che è quello che poi magari può essere utile anche all'azienda, che può proporre sul mercato qualcosa di innovativo, insomma, un passo in più rispetto al sistema attuale. Questo è quello che penso. Insomma. Poi ovviamente bisogna studiare bene il singolo caso, insomma, però potrebbe essere un approccio quello di partire dal giunto e trovare una e vedere se è possibile trovare una modifica, un'innovazione, una possibilità in più. Quello è il nostro dettaglio in realtà. Allora, io per chiudere nel ringraziarti, perché davvero sono state straordinari anche gli spunti che ci hai dato di ragionamenti su un processo che stava già avvenendo. Niente, mi porterei a casa delle parole da questa tua esposizione. La prima è rispetto, a proposito dell'entrare senza far rumore, dell'entrare in punta di piedi, nel tuo caso, nel caso che hai raccontato,
sul preesistente, ma in questo caso è entrare in un contesto che sia un contesto naturale, che sia un contesto anche urbanistico in punta di piedi e quindi sempre nel rispetto di ciò che abbiamo intorno. E poi direi che questa dicotomia, diciamo, tra questo approccio leggero ma serio che parte sempre dalla funzionalità, e questa è una cosa che è arrivata, avete ereditato proprio dal nonno, cioè la forma non viene dall'idea di forma in sé, ma viene da una risposta a problemi funzionali, cioè da una risposta anzi funzionale a dei problemi. Per cui, per riassumere, forse che cos'è la scomposizione rispetto a quello che tu ci hai detto, io direi che la scomposizione è la somma dei dettagli per risolvere passo dopo passo la complessità. E questo è quello che io mi sono portata a casa e che avremo modo di capire anche con loro internamente, appunto, quali sono stati i tanti spunti che ci hai dato per continuare il nostro lavoro. E quindi grazie mille di questo tempo insieme e tanto noi ci rivedremo prestissimo, ovvero dopo domani mattina, per una revisione insieme ai ragazzi, per cui possiamo anche confrontarci internamente. Intanto, grazie mille, Grazie. qui ti salutiamo tutti, anche se non ci vedi. Grazie a voi. Oh, ciao, arrivederci. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao.